Salute. Salutiamo. Per la prima volta anch'io mi misi al muro ad aspettare un ingaggio. Oui. Dica a te, compa. A me? Volete a me? Ehi! Tu sei nipote di Maria Stigliano? Siete tornato. Se sto qua. E tu? Sto qua. Mi hanno detto a casa tua che stavi in piazza. Chi ve l'ha detto? Tua sorella, Emilia. Ah, noi in casa la chiamiamo Miliella. Miliella me l'ha detto, Nino sta in piazza. Come sei fatta grande, Miliella. Eppure tu ti sei fatto grande. Ma quello non è Michele. Ma quello? Quello è Michele. Sì, Michele lei. Scusate, che tra noi si diceva, se voi non siete... Sì, sono io, proprio io, Michele Rende. Come va, Pasquale Bruna? E tu, Vincenzo Poletti? E tu, Marino? È arrivato Michele Rende! E tu? Non sei Salvatore che sta a cottura? Sempre quello sono. E io, Michele Rende. Beh, come va qui? Bene. Con la grazia di Dio. Michele, ma com'è che siete tornati? Beh, sono tornato. Mi pare strano? Hai visto? Ehi, Mac! Ma come tu? Give me my back, please! This one. No, the smaller one. Ma parla americano. Americano, tiene sì. Pure i gradi. Non stava in carcere. Sì. You know, they are all afraid because I was in jail. Ah, a prisoner. He was prisoner. Bravo. You mean stockade, calaboose. But now he's free. Libro adesso, finish, tutto finito, finish, bravo, bravo, finish. Venite, guardate, tutto regolare, quinta armata, sta scritto in inglese. Se testimonia che Michele Rende è... Permettete che guardo? Sì, sì, lui è stato in America. Come va con i tempi nuovi? I tempi sono nuovi. Ma la fame è vecchia. È qui in paese. Il fumo se ne sale e l'acqua se ne scende. Cambierà, cambierà. Vanna rullata americano? Come vedi? È quella storia vecchia. È vecchia, vecchia. È vecchia, non conta più. Ma quella è stata una carognata. Un'ingiustizia. Roba da fascisti. Lo sapevano tutti che non era stato Michele. Sì, ma adesso quei tempi sono finiti. C'è la democrazia adesso, sofferite le ingiustizie. Ah, se il potestà Recati avesse parlato. Ma l'8 settembre Recati lo credava in piazza. Guardate. Permesso. Ecco. C'è pure il maresciallo. È inglese. Scusate. Ma che vuol dire? Che vanno fatto la grazia? Vuol dire che molte cose sono cambiate, perciò si fa questa guerra. Per dare al mondo la libertà. Bravo, bravo. Viva le quattro libertà. Il mondo cambia, il mondo deve essere cambiato. Cambiato. Cambiato, sì. Cambiato, ma con giustizia. Cambiato secondo giustizia. Siamo contenti che siete di nuovo libero fra noi. Qui oggi ci occorrono uomini nuovi. Io sono sempre quello. Sempre quello. Ma il trattore, dove sta il trattore? Chi l'ha preso? Stanotte chi l'ha preso? E noi che ne sappiamo? Dormivamo stanotte. E tu? C'era vento stanotte. Sto cane non ha neppure abbaiato. Questo cane è alloggiato e nutrito per fare la guardia alla roba nostra. E ora che faccio? Al padrone che io ci dico? Io ho sentito un rumore stanotte e ho pensato che eravate venuti a pigliarvelo. Non è un aeroplano che vola. Dove passa lo lascia scritto. Qua non ci sta più traccia! Ma da dove è passato quel pazzo? Qua ci sta l'erba ammaccata! La traccia sta di qua! È passato di qua! Dove? Di qua, di qua! Ma non si vede! Sì, di qua, di qua! Dove? Di qua, di qua, di qua! Ma chi è quel pazzo? Chi è quel pazzo? Tu ti fai monaca, io prete mi farò, io prete mi farò. E ovunque tu andrai, io ti...
ritorno di papà! Pure il cartello c'è. Tanto te ne quaccio libertà. Ma che vuol dire? Ma scendi, disgraziato! No, solo quel pezzettino fino al posto. Scendi, ladro, scendi! Solo quel pezzettino da piantarci i miei gettioli! Ma hai rovinato! Ladro! Ladro e chi ruba, io me lo sono imbrettato! Pure la tua mente mi hai rubato! No, per ogni chicco te ne rendo 10! Per ogni bacio te ne rendo 100, te ne rendo 100. Ecco, lo sta là. Con questo sole. Mannaggia, che caldo. E questo chi l'ha scritto? Badaro. Come si chiama? Si chiama Badaro. Beh, Badaro! E chiamalo su. Badaro! Vai, vai, corri, chiamalo, vai. Badaro! 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 L'avevo lasciato dagli Stigliano e lui stanotte l'ha preso! Eccolo, sta lì! Fallo scendere! Badaro! Dammi a sentire, Badaro! Ordino di fermarti! Il trattore lo deve restituire, quello è rubato. Non ti mettere nel torto, Badaro, e la terra non è tua. E va bene. Marescialle, il trattore sta qua, che facciamo? Portatelo qui. C'è il fosso. E fategli fare il giro. Mannaggia sto trattorista. Dove sta il trattorista? Sta qua, il trattorista sta qua. Eppure la truppa sta qua. Adesso vedrai. Marescialle, buongiorno. Cosa si deve vedere? Tempi di libertà. Disgraziato! Io ti spacco la faccia! Calma, calma! Santa Maria! Siamo qui! Venite qua! Siamo qui! Quando è seminato non ce la possono più levare la terra. Seminate tutto dove arà. Più che potete. Sì, sì. Senti, figlia! Scappiamo, scappiamo! E anche tu! Bravo! Oh, l'americano, paesà! Ma questo che so, americano pure loro? Salute, paesà! Hanno chiamato gli americani! Paesà, salutiamo! È terra per pascolo. Se la seminiamo tutta, cosa mangeranno le pecore? Le pecore devono mangiare. E io no? Tu, via, venti! Siamo la clemente! Venti, venti! Andiamo a seminare! Seminiamo! Più terreno seminare, più essere di Pataro. Chi è Pataro? Quello che ha preso la terra. Ma lui è... Ma lui ha preso terra non sua. E che fa? Zitti! Quella terra abbandonata, mai coltivata, solo caccia. Pum, 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 pum. Qua non ci si capisce più niente. Ma dove va? Buongiorno, signor comandante. Salutiamo. Vuoi aver occupato quella terra? Questa è questione di principio. Noi siamo qui per difendere ordine e proprietà. Perciò, usciti di quella terra. Voi, signor comandante, voi siete un grande americano. Un grande ingegnere, un grande avvocato. Io non lo so. Voi siete di New York o di Philadelphia? Io non lo so. Voi tante cose sapete, ma la terra non la sapete. Voi ci passate e vi cade un seme.
Poi ci ripassate e ci trovate un albero grande. Ma perché? Perché la terra se l'aspettava questo seme. Perché se lo covava quell'albero. E così avete fatto voi, signor comandante ingegnere. Voi siete venuti con una parola di libertà. Tutto nuovo, il mondo cambia. E noi ci abbiamo creduto perché l'aspettavamo quella parola. Voi forse l'avete detto per scherzo, ma noi, altro che scherzo, sto seme di libertà ora è cresciuto. La pianta è alta e non si taglia più. Ma quelli che stanno facendo? Come on! E mo? Che facciamo, Don Francesco? Niente, niente, maresciallo. Però la terra intorno è a pascolo. Ci stanno le pecore. Sei avvisato. Il tuo grano te lo devi difendere da te. Il grano mio! 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 La terra mia, la terra mia, la terra mia. Monaca, e tutti paimo. Con l'anno nuovo partirono gli americani per il nord. Il grano cresce! Partirono lasciando le guardie che Don Francesco Tomei aveva chiesto d'armare perché l'esempio di Pataro era pericoloso. E lasciando fra noi Michele Rende. Partirono un giovedì e questo accadde la domenica dopo. Non hanno campi né granai, e il Padre Celeste li nutre. E i cigli delle valli non filano, non acquistano stoffe e hanno un vestito più splendido del vestito del vento. Il caro mio, altro già così! E che faccio? Dove vado? A chi lo dico? A voi lo dico! A tutti lo dico! Eppure a voi, Don Francesco Tomea! In presenza di Cristo me lo dico. Che devo fare, mio Dio? Il grano mio, la vita mia, già vale fatto, l'amore dei figli miei. No, 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 lasciate, lasciate lì! Il grano mio. La mattina dopo la piazza pareva un alveare. Attento a quello che fate, se no chiamiamo gente dagli altri paesi. E il lavoro perduto è perduto. Che faranno se voi non ci badate? Se voi non ci date da bere, devono morire le povere bestie. E poi, quando sono morte, il peggio è per voi. Non si produce più niente, tutto se ne va in malore. E allora che farete voi altri? Miseria e rovina. Non vi fate trarre in inganno da gente in malafede che vi montano la testa e vi dicono di non lavorare. Perché il mondo è sempre stato così. C'è bisogno di chi lavora e c'è bisogno di chi comanda. E se qualcuno vi dice il contrario, lo fa per i suoi interessi. Non vi fate ingannare! Michè, Don Francesco, il sindaco, va, aspetta.
Andate su. Andiamo. Pataro, andiamo. Vieni anche tu, che parliamo pure del tuo terreno. Alle nostre ragioni Don Francesco Tomea rispose che se non ripigliavamo subito il lavoro avrebbe fatto venire altre pecore dalla Puglia e diminuito ancora il seminativo. Così finì tutto. E poiché al vento i primi a volare sono gli stracci, a noi ci mandò via da quella casa che per tanti anni aveva abitato la nonna. Pensa troppo, non ce la fate. In qualche maniera mi devo sfogare. Tenete. Michele ci aveva trovato una stanza in paese. Triste inverno. Le giornate vuote erano lunghe e noi ci riunivamo in casa di Michele. E in quelle giornate lunghe nasceva in noi l'oscuro sentimento che se dopo tante promesse il mondo non era cambiato, era venuto tempo che fosse cambiato. Vieni. Ma come? Pataro da quel giorno non pareva più quello. Ma lasciatemi stare. I contadini non osavano più alzare la testa. Noi poco si parlava e molto si pensava. E fuori erano in sospetto per quel nostro pensare. Permesso. Scusate, che ci sta qui Carmelo Liota? No? Scusate. Buongiorno. Fuori non campano, se non sanno quello che facciamo. Permesso, salutiamo. Salutiamo. Permesso? Salutiamo. Passavo, ho sentito tante voci. Eh sì, stavamo allegri. Siete di servizio? Sì, cioè no, non lo sono. Se vado girando... Girando con sto freddo? Appunto, per non girare con sto freddo mi sono detto, entriamo. Entriamo. È così? Di cosa si parla? Di niente. Di niente. Vi riunite, bevete e non parlate di niente. No. L'avevo detto io. Ci si riunisce, si beve, che per forza si ha da parlare di qualcosa. L'avevo detto io. A chi? A me. Prima di entrare mi sono detto, finiamo. E se quelli parlano di faccende private, tu che vai a fare tra loro? Poi mi sono detto, ma che? Lì si sta al caldo. Si beve, si mangia qualche castagna e non si parla di niente. Pure se parlavate, chi vi sentiva? Sono duro. Il farmacista mi ha dato certe gocce. Mia moglie me le mette la sera 10 gocce. Dice che fanno bene. Salutiamo. Stefano, che stava 5 chilometri lontana. Ecco Santo Stefano. Sei stanco? No, siamo arrivati. Lo zipedio è stato di casa là. Lo so. Dove andiamo? Dove andiamo? Così facciamo più chiasso. Sei Pietro! Pietro!
capa. Ma non sta qui, zio Pietro. Dove sta? Sta là. Là dove? Là in fondo. Là in fondo? Là in fondo. L'ultima casa in fondo al paese. Grazie. Da dove venite? Da Grupa. Sì, sì, da Grupa. Ci siete passati davanti. Grazie. Ma chi cercano? Che voglio? Cercano zio Pietro. Chi, zio Pietro? Zio Pietro Mezzacapa. Là in fondo, l'ultima casa a destra. Grazie. Grazie. Scusate, eh? Ma chi? Chi cercate a questo? Zio Pietro Mezzacapa. Sì, sì, è zio Pietro Mezzacapa. Là in fondo, là in fondo. Zio Pietro, sta proprio in quell'arco. Grazie. Zio Pietro, zio Pietro. No, 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 mi siete sbagliato. Perché mi sono sbagliato? Non a sinistra, a destra. A destra. Come avete detto? Non a sinistra. Non a sinistra. Non a sinistra? A destra. A destra. A destra vostra o a destra mia? A destra vostra. A destra vostra. Grazie. Bussato. È un errore, scusate, cercavamo lo zio Pietro. Mezzacapa? Sì, Mezzacapa. Qui non c'è, perché? È cosa personale, scusate. Zio Pietro! Zio Pietro! Zio Pietro! A quest'ora... Affacciatevi! Affacciatevi! Chi è? Che c'è? Che volete? Zio Pietro, vi devo parlare. Scendete. Mi servono gli attrezzi. Ah, gli attrezzi? Perché questi attrezzi? Siamo venuti appositamente da Grupa. Scendete, è urgente. È cosa personale. Non vi posso gridare il perché. Che avete bisogno degli attrezzi? Sì. Sì. Come va? Ehi, ma chi è che grida laggiù? Chi è che chiama a quest'ora di notte? Vedi, si svegliano. Ma insomma, che c'è? Che sta succedendo? Ma chi sono? Cercano zio Pietro. Ma dove vai? E vado a vedere. Ma perché vogliono gli attrezzi? E chi lo sa? Andiamo a vedere. Non ci accade. Ehi, zio Umbo, che c'è? Perché grida? Gente di Grupa, cercano zio Pietro. Gli attrezzi. Che manere, ti svegliano all'intrafatto. Gli attrezzi, e perché? Quelli di Grupa vogliono occupare le terre. È un segreto. Dove? Quali terre? Le terre a pascolo, non coltivate. Le terre abbandonate. I pascoli. La caccia riservata. E quando? Stanotte. E stai zitto. Stanotte? Stanotte? Proprio stanotte? Beh, non stanotte. Un poco prima dell'alba. Vengono anche quelli di Turri. È d'acqua fredda. Davvero? Turri! Quelle guardate Turri! Vengono anche quelli di Turri. Le luci. Ma Turri si accendono le luci. Ma allora è vero. Si è svegliato il paese, si accendono ancora. Ma allora quelli di Turri sono d'accordo. Va bene, d'accordo. Io ci vado. E anch'io. Ma allora anche noi. Perché non ci dobbiamo andare? Che siamo più feste di quella di Grupa? Non è nostra la terra. Non possiamo rubarla. Nessuno vuole rubarla. Lavorarla. Perché rubarla? Che si mangia la terra? E voi? Pure a Cazzuri ci stanno le luci. Ah sì? Ma allora è vero, a Cazzuri. Venite, venite. Andiamo a vedere. Pure a Cazzuri. Guardate quante luci pure a Cazzuri. E a Grupa? E a Grupa? Ma Grupa, non ci stanno le luci. È tutto spento. E per non dare sospetto, l'appuntamento è solo alle 4. Davanti al paese, alle 4. Davanti al paese hai detto. Alle 4! Quelli di Grupa vanno a occupare la terra! La terra! Alle 4! Quelli di Grupa vanno a occupare le terre! Su terra nostra si lavora! Su terra nostra! Su terra nostra! Dove siete? Di Santo Stefano. E dove andate? A occupare le terre, assieme a poi di Cuba.
Ehi, voi laggiù, da dove venite? Da San Stefano. Da Torri. Andiamo a prendere le terre. Le terre andiamo a pigliarci. E che, soltanto voi di gruppo ne devate piantarci? Ma che davvero vanno a occupare le terre? Così hanno detto. Che c'è? Voi non venite? Occupano le terre. Così hanno detto. Presto, presto, se no arriviamo per ultimi. Dove andate? A occupare le terre di Baroni. Dove andate a quest'ora? Le terre, le terre. Le terre. Tutti i paesi vengono. Assieme a noi di gruppa. Anch'io stare bravi. Assunta, che mi spicciate, spicciate, le voglio. E se ci vanno gli altri, pure noi ci andiamo. Certo che ci andiamo, aspetta pure a noi. Ma tu lo sapevi che noi occupiamo le terre? Io no. Nemmeno io, ma adesso lo so. Andiamo, su, spicciati. Certo che ci andiamo, che siamo più pesce degli altri. Ma come? E noi portiamo? Dai, spicciamoci. Se non c'ha braccia per lavorare, c'ha voce per strillare. Gli portiamo gli attrezzi. Certo, attaccalo, attaccalo bene. Mi spetta, me ne piglia una bella porzione solo per me, pur la casa mi voglio. Michele, Michele, agente che ci sta, agente che ci sta. Ma in quanti paesi siete andati? Dove siete stati? A Santo Stefano. E poi tornando a Cassur. E tu? A Torri, poi ad Acqua Fredda. Arrivano da Padula e da Cilotraco. Michele! Michele! Arrivano dalla pianura, dalla montagna. 300, 400. Andiamo. Michele, salutiamo. Michele! Bravo, Michele! Salutiamo. Salutiamo. Ma chi li ha avvertiti? Andaci vogliamo! E tu, Michele? Figlio mio! E voi, di dove siete? Di San Mauro! E voi? Di Santo Stefano! Di Santo Stefano! Sta qua! Michele, sta qua! E voi? Chi va avvertito? Si è udito! Via il tuo attrezzo, tu che dici? Ti dico, guarda qua com'è lucido. E che vuol dire? Che è lucido di sudore e di sputo, che è l'adopero. E quindi a me serve. Ma se invece lo tenessi ad ammuffire e tu non l'hai e ti serve, ti direi, tiè, piglialo, fai bene. Pasquale, come appuntato, che facciamo? Le parole son parole e si vedrà chi ha ragione, ma una fucilata è sempre una fucilata.
Fermatevi, vecchi, fermatevi! Dove state? Avanti! Avanti, avanti! Allargatevi, allargatevi, avanti! Allargarsi, allargarsi, non sparano sul buchio! Tu, avanti! Che fai? Fatelo giù! Avanti, allargatevi, allargatevi! Avanti le donne! Avanti le donne, avanti! Con me, con me! Ma che fanno? Dove avanti, avanti le donne! Con le creature! Venite con me! Andate con le creature! E che spariamo sulle donne? Avanti! Avanti tutte! Avanti, vigliacchi! Non vedete le donne! Avanti! Trascorse in una lunga attesa.
io non capisco perché tardano. Ma... E arrivano questi. Saranno venuti per tenere l'ordine stanotte. Eppure è giusto, no? Così passò quella prima notte. Fredda. La guazza cadeva dalle stelle. Sbrigatevela! E voi altri state indietro, la recinzione serve pure per voi, per non far passare chi non è dei vostri. Namo! Andiamo via, questa povera creatura malata. Eh sì, stai calmo. Tiene la febbre. Stai calmo. Qua non c'è dove stare più, no? Hai ragione. Non c'è dovevamo venire. Te l'avevo detto io, non c'è dovevamo venire. Che ne potevo sapere io che le cose se ne... Ehi, arriva, arriva! Sta tornando! C'è Severio Bubbio che porta notizie! Porta notizie della commissione! Quelli della commissione! Che hai fatto? Li hai visti? Ci hai parlato? Allora, nel pomeriggio di ieri sono andati via. Allora non ci hai parlato? L'hanno portati via nel pomeriggio di ieri. Ma dove? Via, in città, pare. Perché? Dal prefetto, ma dal parole. Ma tu non sta a Roma? Allora a Roma sono... Ma che andati. Roma? No, non a Roma, dicono in città. Li hanno portati via tutti con l'automobile. Da due giorni. Non sapere niente. Fatevi indietro. Non sapere niente. Fatevi indietro. Hanno sciolto le campane. E il paese sta vuoto. Dove sono andati? Sono due giorni che aspettiamo, notizie vogliamo, sono due giorni. Che succede? Che c'è? Dove sta Michele? Dove sta Michele? Ma dove stanno? E noi che ne stiamo? Ma dove è andata la commissione? Dove è andata? Dove sta la commissione? Niente, dovete aspettare. Ma nessuno vi trattiene. Chi è che vi tiene qui? Chi vuole andare, vada. Vogliamo sapere dov'è la commissione. Ma dove l'hanno portata la commissione? Ma che fanno? Dove stanno? Dici dove stanno? E noi che ne sappiamo, stiamo qui per l'ordine. Faccio sgombrare il campo al primo disordine. La consegna è questa. A voi nessuno vi trattiene. Uscire esce chi vuole. Chi vuole andare, vada. Quella notte cadde una pioggia di rotta. E la mattina seguente quasi tutti lasciarono il campo. Bella pasta, eh? Bella pasta. Ehi, tu! Ma che vuoi? Avanti ragazzi, sotto un altro. Avanti, che qui di rancio ne è ammassato ancora. E un'altra volta portatevi le provviste, che la fame è brutta. In coda. Mino,
comprato due maglie di lana. E il pane fresco che ti ha fatto Migliella ti ho portato. Ah, figlio, come stai sciupato. Non avevi nemmeno mangiato. Mamma, io aspetto. State tutti qui a fare la guerra oggi che è giorno di pace. Lo vedi? Lo vedi? Sono tornati! Sono tornati! Sono tornati! Guarda la commissione! Guardano bene dalla commissione! Eccoli, stanno qui! La commissione è tornata! Tutto questo tempo, con chi avete parlato? Si può sapere che cosa succede? Con chi avete parlato? Vogliamo notizie! Ce l'ha dato la terra! Fate sapere che cosa è successo! Notizie vogliamo! Dove sta Michele? È rimasto in città! Michele Vende non è con voi! Concludere gli accordi. Michele Vende è stato arrestato! Arrestato. In città! Ma perché l'hanno arrestato? Ma no. Per l'omicidio di Natale a Brigi e per essere scappato dal carcere! E tira su! Lasciate fuochi accesi laggiù che è pericoloso! Avanti ragazzi, muovetevi! Che cosa? Lady! Chi può fare a spaccare? Aspetta! Forza che Lady, che se no ci lasciamo a terra! Tutto in ordine, appuntato. Quanta vita sprecata. E neppure qua, non ci sta più nessuno. Nino, torna a casa, vai a casa. Accompagnalo. Sono andati via tutti. Mannaggia. Ce l'avevo detto. Non vi muovete. Michele. Michele Rende. Si è scappato. Madonna. Voi mi lasciate andare a puntare. Vero? Voi mi lasciate andare a puntare. Perché io vi sono amico, ma... Ma il fatto di Natale a Brigi. Non per questo mi hanno arrestato! E voi lo sapete! Che io non l'ho ammazzato! Tutti lo sanno, tutti! Eppure voi lo sapete! Hanno arrestato a me, perché non potevano arrestare tutti gli altri. 100, 200, carcerarli, cacciarli dalla terra senza passare per bugiardi dopo tutte ste promesse di libertà e giorni nuovi. Fatara l'hanno ammazzato, ma gli altri? E allora che facciamo? Ma sì. C'è Michele Rende con una vecchia condanna. Chi ci pensa se è vecchia? Chi ci pensa se è giusto o non è giusta? Chi ci pensa perché non l'ha finita? Si è fatta la guerra, si è messa a repentaglio la pelle dietro le linee. Che se c'è da essere il primo c'è lui, per l'impossibile c'è lui. È bravo, è sereroe, è la bella medaglia d'argento al valor militare. Michele, perché è cacciato lui, la paura caccerà anche gli altri. E così è stato, che questi la paura ce l'hanno da secoli. E ha fatto le radici nel cervello e nel cuore, paura di tutto, del padrone, della fame, del giorno dopo, paura. Solo Michele, paura. Seguimi, devi venire qui. Appuntato, non mi fate sta cosa, perché io sono innocente, a nessuno ho fatto male. Sta
cosa non potete farla! Io sono innocente, appuntà! Non ti sento né ti posso sentire! Un'ora sola. Lasciatemi andare. Non mi avete visto. Voi siete un uomo. Michele, io ho una divisa! Michele! Michele Lende! Francesco, grida di fare presto! Sta bruciando tutto! Ma tutto a fuoco! Ma chi è stato? Chi ha dato a fuoco? Qualcuno è stato! Qualcuno sarà stato Michele! Che è successo? Disgrazia un poco dimenticato dai pastori. Chi è stato voi lo sapete. Ci sono 1000 pecore lì in mezzo e più di 20 uomini. Se voi non aiutate siete complici. Avanti! Distribuisci gli altri. Aiutate, su. Ma Francesco, ma questi si fiutano! Segna quelli che hanno incrociato le braccia. Piano! Presto, in caserma! Piano! Portatelo in caserma, presto! Avanti, ragazzi, sfidate! Oh, oh, mamma mia! Mamma mia! Coraggio, Bronte! Vado presto! E tu, diglielo a Michele Rende! Diglielo che questa la paga, diglielo! Che non per questo l'avevo lasciata andare! Diglielo a Michele Rende! Oddio, mamma mia! Coraggio, coraggio! Non era Michele! Lui ha sparato al carabiniere Bronte! Saeed è scappato. Vuol dire che lui è qui, vicino, solo. Forse là sotto, ferito. E ha bisogno di me. Che fai? Ha bisogno di me, vado da lui, ha bisogno di me. È qui il ragazzo? Sì, sì. Provvedete per gli altri. Sì, sì. Ma che state a fare qua voi? Non vanno mandati in licenza. E allora andatevi a godere questa licenza. Licenza senza assegni. In attesa di giudizio. Ecco, signor maresciallo. In attesa di giudizio. Tua sorella è andata da Michele e tu sai dove sta. E voi che aspettate qui? Portatelo dentro. E voi andate a pigliare quegli altri. Bovone Giovanni, Pasquale Pruna, Pietro Mezzacapa. Tu sei fratello di Emilio Astigliano? E rispondi. Sì. Ti devi dire dov'è tua sorella. Non lo so. Da domenica più nessuno l'ha vista. È sparita. Tu hai il dovere di dirci dove è andata. E non mi dire che non lo sai perché non ci credo. Levami le mani da dosso. Io sono un cittadino onesto. Li conoscono tutti. Io pago pure le tasse. Questo è un abuso. È un vero abuso. Tua sorella è sparita. Sono arrivati gli altri. Sì, è sparita da casa da più di 3 giorni. E nemmeno avete fatto denuncia.
Non lo sai che era vostro dovere? Che di questo siete responsabili tu e anche tua madre? Non lo sai? Parla! Non lo sai? E parla. Che ci guadagni a fare il mulo? Parla, che ti costa? So solo che è andata via. E prima d'andar via non ti ha detto niente? A te che sei suo fratello non ha detto niente? Ma come? Una esce da casa così, ma prima di andar via non ti ha detto vado nel bosco o vado che so dove? Non ha detto così. Ah, e che ti ha detto? Niente. Dove sono gli altri? L'incartamento. L'incartamento. Dov'è tua sorella? Dov'è Michele? Parla! Niente, niente, Roberta, piccoli accertamenti. Torno su. Ma dove ci portate? Cosa di minuti, entrate lì. In camera di sicurezza. Ma si trattiene in... Ma che abbiamo fatto? Che siamo dei delinquenti per essere arrestati. Adesso fanno l'inchiesta e per quel pazzo pure con noi ce l'hanno. Lo sai che è morto il carabiniere Bronte? Quello che Michele gli ha sparato. Eppure tua sorella. Appare di casa per buttarsi nei boschi e fare la vita del lupo. Tutte le donne sono spostate di capa. È proprio ora che viene l'inverno. Mangi. No. Mangi per fargli dispetto. Non mangi. Ehi, non ha mangiato. Cappataro, l'umazzaro, o lo giorno tu venneri santo, cappataro, l'umazzaro. Mazzato a tradimento di guardie du campo. Silenzio, non si canta. E io canto piano piano. Un giorno dove eri santo cappataro mazzaro. Un giorno dove eri santo cappataro mazzaro. Mazzato a tradimento di guardie du campo. Ma lo sangue che fu speso non fu sangue speso in vano. Ma lo sangue che fu speso non fu sangue speso in vano. Perché era sparso canta, ho detto. Nessun regolamento lo dice. Non si canta in questa maniera. Io solo questa saccio. E allora non canti. Piano piano. Ma lo sangue capo fliso non fu sangue speso in vano. Piano piano si cantava questa canzone, non solo a Grupa, ma anche nei paesi vicini e poi nei paesi più lontani. E tutti piano piano, ma tutti insieme. Così che ormai era come il vento nel bosco, che una foglia sussurra, ma tutte insieme fanno un minaccioso stormire. O baroni, state attento, state accorta la lezione. O baroni, state attento, state accorta la lezione. Dopo lo venere santo, c'era resurrezione. Pasquale Pruno e lo zio Pietro li interrogarono la sera stessa, poi li rilasciarono. Tenese invece lo misero fuori la mattina dopo. Per me non c'è interrogatorio. Tu vieni con me.
Perché il municipio? Che ho fatto? Don Francesco Tomei, il sindaco, ti vuole parlare. Permesso? Permesso? Denise! Nina, che fai qui? Il sindaco mi ha mandato a chiamare perché dice che mi deve parlare. Anche a te. Proprio così. Vi devo parlare. Vieni, Denise. Vieni avanti, Nina. Quando è che vi sposate? Da 3 anni aspettiamo, ma non sono tempi questi. Sì, signore. Sono tempi. Perché il barone ha deciso di dare le terre. È un rischio darle direttamente ai braccianti. Meglio 4 grossi affittuari che 200 contadini litigatori. Ma così sono i tempi. E il cattivo esempio di gruppo si è diffuso. E prima che le pretese crescano, meglio troncare subito la discussione. Ma il padrone è sempre il padrone. E come può fare concessioni finché voi state in guerra e c'è chi vi mette contro di lui e va incendiando boschi e masserie? Io come sindaco questo discorso l'ho già fatto agli altri. A te invece ne devo fare un altro. Farà una brutta fine, Michele Rende. Adesso che ha sparato sui carabinieri, diglielo. Io non lo so dov'è. A chi vuoi far credere che non sai dov'è? Lasciatemi, avete bevuto. Ho fatto i capelli grigi in servizio. 22 anni. E non mi ritrovo sotto inchiesta per colpa di Michele che è scappato. Sai quando mi spetta di menzione se per colpa sua mi mandano a casa? 7.000 lire al mese. Ha spuntato fine anni, sembra appuntato presente. Diglielo, Michele Rende, 7.000 lire. Vengo pure a metà paga, eppure fatevo come un uomo. Va, la lite pure voi. Per carità, mia madre muore di fame e io non so dove debba andare. A Michele Rende, va a lavorare con lui, lui ti piglierà. Già sei pigliato tua sorella. Ma non per lavorare se l'hai pigliata. Vai, vai a Michele Rende. Però bisogna che Michele lo sappia che così si fa più male che bene. Come l'altra notte che ha incendiato le masserie di Cassuri. Non può chiedere giustizia chi si mette contro la giustizia. Lui quello che poteva fare l'ha fatto, noi non ce ne scordiamo. Ha avuto un cattivo destino, lo so. Ma adesso pare che ce la danno davvero la terra. E allora che farà lui, sempre sui monti, come un lupo? Proprio tu. Non piangere, mamma, sono io. Sono io. Non guardare se piango. È perché sono contenta. Nino, lo vedi? È tornato, Migliella. È ritornato. Sì, mamma, sono tornata. Sei tornata per sempre, vero? No, mamma. Come? Torni ad andartene. Sì, mamma, andiamo via. Sono venuta per sposarmi, perché aspetto un bambino. Madonna, madonna. Ti sposi e poi vai via. Sì, mamma. E aspetti un bambino che io non vedrò mai. Non dire così, mamma. Siamo qui. Buonasera. 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 È il parroco. Il parroco non ha voluto venire. È andato Tenese ad avvertirlo. Sarete contenti? Me ne vado. Al ferito che ci tagliano la mano non è contento. È in meno male, ma sempre male. Tu pensi al ferito, ma non pensi alla mano. C'è anche Nino.
Salutiamo, compare. Salutiamo. Siete qui tutti a vedermi partire. Manca soltanto Fimiani. A Fimiani? Lo vogliono mettere in pensione. Perché si dice che ti hanno lasciato scappare. Con tutti quei figli. È rovinato. Il parroco ritarda. Michele, lo sai che ci danno la terra? Lo so. Se per paura o per amore non lo so, ma ce la danno. Per paura, per paura. Michele, Michele, non è vero che siamo contenti. Vieni. È stata una bella mietitura quest'anno e così abbiamo messo un poco per uno. Ma non è vero che siamo contenti. Perché me ne vado? Mi date pure i denari per il viaggio. Di chi sono? Di Pedagallo, di Pontone. Questi sono proprio perché me ne vado. Di Pasquale Pruna, mio. Metà perché me ne vado, metà per la vergogna di mandarmi via. Dello zio Pedro, eppure delle due vedove di Pataro. Queste sono sincere. Michele, Michele, sta arrivando qualcuno. È Tenese col parroco. Michele. Michele, vengono i carabinieri, vengono qui. Salgono da gruppo e da Santo Stefano. Sanno che sei qui, me l'hanno detto. Non può essere stato Tenese. Preghi Dio che non sia stato. Scendete in fretta voi. Tonino, pensa alla mamma. Fermatevi a turni, nessuno vi cercherà nella fornace. Ma soprattutto non pigliate il sentiero. Giù verso il paese. Sola. A te non possono far nulla. Resto con te.
vengo con te. Allora, non c'è che la casa di Tenese. Di qua possiamo ancora arrivarci. Però non mi fido. Di Tenese? Se non è stato lui a avvertire i carabinieri, perché non è tornato? L'avranno fermato in paese. Forse il sagrestano ha fatto la spia quando lui parlava col parroco. Comunque, non c'è che la casa di Tenese. Ma bisogna passare di là. Said, torna a casa, abbaiando, abbaiando, Said. Abbaiando, Said. Said. Vita infelice hai fatto con me. Felice, felice. Viene il giorno, il sole. Dove scappiamo? Dove scappiamo? Aiutami ad alzarmi. Aiutaci. A vedere. Dalla porta ti faccio segno se c'è pericolo. Tanto a me non possono farmi niente. Meliella! Io non credevo. Io non sapevo. Col tuo mantello pensate a Michele. E Michele che ha saputo viene da me. Che era Meliella non lo sapevo. Don Francesco Tomeo mi ha detto solo i capi di famiglia c'hanno diritto alla terra. Così mi ha detto Don Francesco Tomeo, il sindaco. E io da 3 anni mi dovevo sposare. E Nina, la mia fidanzata, mi diceva da mattina a sera. E ci danno la terra e c'è pure la taglia. E dai carabinieri, se non ci vai tu ci vado io. E sempre così, da mattina a sera. E me lo ripeteva. Yeah.
Perché non c'è nessuno in paese? Stanno tutti in piazza, danno le terre, al municipio. A te, Nino, volevo fare un discorso. Ma ormai non c'è più tempo. Ed era questo che... Che quanto male ho fatto a tutti quanti. A voi e a lei. Però qualche bene l'ho fatto. Non è vero? Non è vero. Cosa volevo dire? Ah sì, che m'hanno braccato come la bestia col tizzone che a vederlo si infuria. E chissà, se andavo in prigione scontavo la pena anche se ingiusta. Chissà che era meglio. Ma ci voleva un santo. E non chiedetemi d'essere un santo, perché qui sono nato, in questa terra violenta. E così siamo noi, patire e soffrire, soffrire e patire, come il muro che lo bastoni e va su carico. Guai se gli scoppia la ribellione, che il sangue gli va agli occhi e la ragione gli trema. È qua, sta qua, è il caso di Siciliano. Esci fuori, mica la rende! Indietro, tornate a casa, non c'è niente da vedere, tornate indietro.